sai dove è? Sono arrabbiati, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come mai mi trovo in questo parcheggio barra parchetto? Perché sono una stazione di servizio, perché siamo on the road per andare, un evento veramente incredibile. Stiamo andando infatti in Svizzera, a Lugano, all'evento Bellicum, la seconda edizione, dove tra l'altro ragazzi ci sarà un torneo a 4 veramente fighissimo, nel quale combatte anche, l'avete visto qualche video fa, il nostro amicone Christian Zay. Quindi oggi rincontro finalmente il mio sparring partner Christian Zay, che è venuto a trovarmi un po' di tempo fa in palestra. E niente ragazzi, siamo carichissimi, proseguiamo il viaggio e ci vediamo direttamente all'evento. Ah, comunque ragazzi, non sono da solo, ma c'è anche il mio cameraman Benny. Ciao a tutti ragazzi. Che tra l'altro, cosa importantissima, fino ad ora abbiamo sempre registrato con il telefono ed era abbastanza leggerino, pensate all'iPhone quanto può essere pesante. Adesso che ho preso la videocamera, il cameraman, essendo che non c'ha tutti questi muscoli addosso, il destro è più grosso del sinistro e non vi dirò il perché. Adesso praticamente che la videocamera pesa un po' di più con tutta l'attrezzatura e tutto quanto, questo ragazzo si farà un po' il fisichetto. Esatto. Sei contento che ti fai un po' il fisichetto? Ho risparmiato i soldi dell'abbonamento in palestra. Non vai più in palestra, che c***o vuoi andare in palestra? Ragazzi, pensavo di non avere problemi a sto giro. Purtroppo adesso la mia macchina ha deciso di non far funzionare più l'apertura dei finestrini. Il problema è che l'aria condizionata non funziona. Però cerchiamo a mano di aprire i finestrini. Dai due botte e poi parte da solo, no? Dio. Ma c'è di peggio comunque, quelli non si accende la macchina. È il parcheggio maledetto. È un parcheggio maledetto questo. Fa vedere. Allora ragazzi, abbiamo scoperto una cosa veramente geniale. Per fortuna c'è il comando di apertura del finestrino. Mi sono ricordato che c'è anche nella chiave, perché come vedete da qua prima non funzionava e ci siamo salvati con... Andiamo! Siamo finalmente arrivati ragazzi in Svizzera. Comunque una cosa che ho notato della Svizzera, Benny, me lo puoi confermare, che sono dei colori diversi. Sono più belli. Ma non quelli che vedete voi, che magari è tutto ritoccato, no? Che farò la color correction del video, quindi vedrete delle riprese un po' più cinematografiche. Ma proprio a livello di zona è pulitissima. Pulita. Macchinoni, cioè si vede ovunque. Proprio. Cioè proprio si vede che la gente sta bene. Le strade hanno la segnaletica. Voi non ragazzi. Riuscite a capirlo, ma è il benessere ragazzi. Cioè qua sono macchinoni. Se voi vi guardate attorno, qua abbiamo solo Mercedes, vabbè, un Alfa. Siamo pronti, abbiamo preparato tutto, se magari non mi dai una testata. Esatto. E adesso ci avviamo verso l'evento, il contro luce. Ragazzi, siamo appena entrati dentro, non so se si sentirà qualcosa con questa musica. Qua ci sarà il ring, proprio qua dietro, non si vede niente, tanto ve lo faccio vedere dopo. Stiamo aspettando i pass per poter andare in spogliatoi a vedere un po' i fighter come si preparano. Organizzatrice dell'evento che vi abbiamo portato un mese scorso di Arena. E come da queste parti? Ma abbiamo come The King Fight Club e Marco Rea, abbiamo tre atleti in gara. Abbiamo, vabbè, Nicola Sinovati del torneo, Lorenzo Di Vara con Matt
Pao esplode tutto. Abbiamo già visto un po' di video. Non mi filmare a me, eh? No, 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 mi prendi a me. Non mi filmare, ma sono solo da fuori. Non mi filmare, eh? Filippo Cinti lo becchiamo tutti gli eventi. Come è possibile? Fede? In buco. Sì, come sì, matrimonio. Ovunque. Ma poi perché ormai non devi combattere. Devo fare c'è lo spettacolo di pole dance, lo sapete, no? Nell'intervallo. Sono io, sono. Ho spoilerato, ragazzi. Ti vedo girare sopra il ballo. Sì, poi mi metto un po' d'olio e. Tranquillo, tranquillo, dai. Adesso sono il terzo match che abbiamo il torneo. Quindi è l'inizio. Ma stai tranquillo, nel senso che hai fatto sparring con me. No, infatti. Cioè, dopo aver fatto sparring con dopo te. Dopo aver fatto sparring con me, voglio dire. Cosa sono gli altri easy, avversari, easy, no? Easy. Adesso devo fare sparring con lui, ragazzi. Con lui, con Michele Mastro Matteo. Che tra l'altro campione da WBC adesso. Cioè non si scherza più. Campione da WBC. Porca troia. Adesso, prossima tappa, visto che fai un match tipo ogni tre giorni. Io ho un 5, non prossimo adesso quando? Settimana prossima? No, però settembre. Ah, però fare. Mi ha lanciato il guanto di sfida nel video che abbiamo fatto con Sortino e con Zae. Ancora sto aspettando il palestra. Sono venuti i tuoi, tu non sei venuto, però sei diventato. No, avevo un po' di paura, sono sincero. Dopo quella roba lì non l'ha presa tanto bene. Esatto, con questo mood. Ma è fighissimo per quello, ragazzi. Siamo qua con Lorenzo Di Vara. La cosa fighissima, gli ho chiesto: ma non c'hai l'ansia da match? Effettivamente qua l'ansia non ce la puoi avere perché non sei dentro lo spogliatoio con l'olio thailandese. No, esatto. Ancora no, però. Cioè, però guarda che figo, cazzo. I fighter vengono qua, si rilassano, odore di grigliata, odore di. Non ti fa venire fame adesso? No, vabbè, quello no. Abbiamo ti mangiato. Sei lasciato un po' abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato bene. Ho recuperato quasi 7 kg e mezzo. Siamo sempre noi. Ragazzi, vedete il nuovo gettone, altro giro, nuova corsa. Fight a pill! Stavo giocando, andiamo! L'evento è appena cominciato, primo match della serata, per verso le ore 8 e mezza così. Primo match, ragazzi, già devastante. Qua mi sa che ci scappa il KO. Secondo me, andiamo a scoprirlo. Il match, ragazzi, è andato, non è finita KO, però è stato veramente un match spettacolare. Ora tocca al secondo match, che vede in campo due fighter comunque abbastanza caldi. Ciao,
deposit for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. A comma and a comma and a comma, gotta get it, get it, get it, get it. Siamo a uno dei match clou della serata, perché è appena cominciato. È appena cominciato il torneo a 66 kg che prevede 4 fighter che andranno a combattere. È un torneo ad eliminazione diretta, quindi chi vince passa avanti. Adesso il primo match tocca a Christian Zae, il nostro amico Christian Zae. Vediamo un po' come va a finire il match, ragazzi. Per il titolo europeo VKN. Siamo ancora alla prima ripresa, purtroppo Novati si è avuto un piccolo taglio qua alla faccia e l'hanno già portato due volte all'angolo per vedere se poteva continuare. Per adesso il match sta continuando. La situazione è questa, anche il secondo match del torneo, sia Novati che il suo avversario sono bucati, hanno preso delle gomitate, dei colpi pesanti che si sono fatti male, sanguinano. Il match dopo dovrà combattere uno dei loro due contro Zae, però stanno già sanguinando così adesso, dopo sarà un casino. Molto dura. Dai. Slide with me if you feel like 550 on the 5-stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac, probably dollar sign. Got the energy to win it, my I'm feeling great. Gotta deal with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you ever need. Sono arrabbiati, ragazzi. If you feel like 550 on the 5-stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? L'ultimo match che si sta disputando proprio in questo momento è di Lorenzo Divara. Quindi è un match di Muay Thai, andiamo a vedere un po' cosa succede, dopodiché ci sarà la grande finale. Zae contro... That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?
Senti tutti quelli che hanno lavorato, che sono venuti a darci una mano, alla palestra, alla famiglia, all'SSG, che ha dato il meglio di essere un'organizzazione, che è il match. Grazie a voi che siete qui tutti, spero di vedervi presto, dai un buon bello. Adesso un grandissimo applauso per gli atleti che hanno infuocato questo ring, dato tutto, un bel applauso, buona serata. Il match della serata tra Aurelio e Reda comincia dalla prima ripresa pesantissimo. Adesso ricordiamo sarà l'ultimo match, dopo che ci sarà solo più la finale. E qua seconda ripresa, un sacco di botte, un sacco, veramente tante. Tantissime botte, match sui 71 kg, anche questo per il però titolo. Bello, perché a noi piacciono bello, le botte. Ragazzi. Ma poi quanto è grosso Aurelio? Curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tally all the f*** I ever gave on my head. Lately I've been living like I can't take a loss. They ain't wanna help me, that's what made me a boss. You can't kill my confidence, I... Ragazzi, siamo alla finalissima, seconda ripresa, allora la prima ripresa già in vantaggio, è partito veramente a mille, seconda ripresa se la sono un po' giocata, vediamo un po' la terza come sarà, qua è lo spareggio. Benny, sei d'accordo? Concordo. Sei d'accordo? C'è da fare lo spareggio? Sì. Grande. Then I'm dolly. Ayy. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz or catch my bitch. Uh-huh. Ain't no vibe like this, don't rock like this. And you know we don't miss swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz or catch my bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homies. Con questa inquadratura, ragazzi, un po' cupa, sono qui per comunicarvi che l'evento è finito, è andato tutto molto bene, come avete visto match di qualità dall'inizio fino alla fine, pochi ma buoni come si suol dire. Cazzo, è un telecronista di sport da combattimento, dovrebbero chiamarmi su DAZN adesso. DAZN o DAZN? DAZN. Si dice DAZN? Sì. Ho sempre detto DAZN, ecco perché mi sfottano su internet. In ogni caso, ragazzi, l'evento veramente, veramente una bomba. Tanti personaggi famosi, abbiamo ribeccato anche Ivan Zucco, tra l'altro, nuovo campione WBC di pugilato. Oltre a questo, Webcam, Leon e tanta altra gente, e soprattutto i fighter che erano i veri protagonisti di questo evento. Una bomba, ragazzi, una bomba. Quindi, niente, l'esperienza.
esperienza a Lugano è stata veramente una bomba. Noi abbiamo ancora 2 ore e mezza di macchina per arrivare a casa e sono già le... no, questo è finto. Sono già le 2 di notte. Arriveremo domani mattina, giusto per colazione. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di condividere il video, mettere like, iscrivervi al canale, perché questo fa sì che ragazzi supportiate il canale di Sport da Combattimento. Non è difficile, più like e più views ci sono, più contenuti vi porto, perché le possibilità aumentano. Quindi viva gli sport da combattimento, ragazzi. Oh.